prossimo, il 30 di settembre, c'è la giornata mondiale per il cuore, ed è un'altra delle iniziative importanti alle quali vogliamo dare grande spazio e rilevanza. La presentiamo quest'oggi con i responsabili di alcune associazioni, Croce Azzurra, 118, Croce Rossa, ovviamente, che è qua con noi, adesso lo vedremo, per spiegare che cos'è questa giornata. Intanto saluto e ringrazio il responsabile del 118 di Como, Marco Paiella, buongiorno. Finalmente ti sono riuscito a riportare qua in studio dopo tanto tempo. Quando mi inviti io vengo sempre. Vabbè. No, intanto buongiorno Marco, grazie. Ciao Marco, saluto tutti. Grazie Marco. Allora, presentami questa giornata, l'importanza di questa giornata con tutte, direi, le associazioni, esatto, che compongono il servizio di urgenza ed emergenza, vicine ovviamente, coinvolte. Esatto, noi per la giornata mondiale del cuore abbiamo deciso quest'anno di organizzare insieme a tutte le associazioni provinciali, ma quest'anno insieme anche ad Alice, l'associazione per la lotta contro l'ictus cerebrale, l'associazione diabetici e l'associazione a noi più vicina che è Como Cuore, una giornata dedicata proprio alla prevenzione delle malattie cardiache. Quindi il 30 settembre ci troviamo tutti in Piazza Grimoldi dalle 9 di mattina alle 2 di pomeriggio. Quindi sabato prossimo, vero Marco? Esatto, ma sabato prossimo in Piazza Grimoldi, che è vicino al Duomo, insomma lì, nella zona, esatto, del Broletto. Zona centro, se il tempo è bello. Ok. Ci troviamo tutti con le associazioni, che ho detto prima, con diversi stand, dove ogni stand e ogni associazione farà qualcosa di importante per la popolazione. Che poi sono i vari step che compongono la cosiddetta emergenza, no? Esatto, perché poi voi potete intervenire, fate giustamente le cose importanti, anche le più gravi, però avete bisogno un po' di tutti. Esatto, perché, esatto. No, cioè, noi siamo sempre... Chiaro. Abbiamo sempre bisogno dell'aiuto di tutti, ecco. E è il modo anche per sensibilizzare poi i cittadini, giusto? Esatto, la gente? Sì. Noi infatti questa giornata l'abbiamo pensata proprio per sensibilizzare i cittadini, per fargli conoscere i rischi che ci sono in particolari situazioni, e con l'aiuto di tutte queste associazioni facciamo anche uno screening molto molto veloce sulla popolazione. Farete anche questo, è sì, vero, sì, ogni stand ha una sua peculiarità. Quest'anno siamo riusciti a trovare anche a organizzare di fare degli ECG che verranno refertati da un cardiologo. Spiega che cos'è l'ECG? Il cardiogramma. Lo so, però, okay, esatto, quindi, in termini, ok, lo so che per un medico, giustamente... Per un numero limitato di persone, 40 persone, che dovranno prenotarsi su una piattaforma che dopo vi spiegheranno, okay, quale tipo di piattaforma è, verrà fatto questo ECG, verrà refertato da un cardiologo. Un altro stand verrà fatto la misurazione del colesterolo, in un altro stand la misurazione della glicemia, poi ci sarà la misurazione dei parametri vitali, della pressione, della frequenza, e così riusciamo a accontentare un po' tutti. E soprattutto fare prevenzione, perché, esatto, questo è molto importante. La cosa principale. Allora, perfetto, grazie Marco, resta lì intanto. E Marco Paiella, ripeto, è il responsabile proprio del 118 di Como, che è ovviamente una struttura ormai diventata punto di riferimento da tantissimo tempo, da tantissimi anni, e che però poi avere la capillarità che ha bisogno ovviamente di tutti loro, che, esatto, sono Croce Rossa, Lario Soccorso, Croce Azzurra, insomma sono fondamentali assolutamente. Facciamo vedere anche una cosa alla nostra camera, che è questa qua. Ok, perfetto. La giornata, alzalo leggermente Marco. Ok, giornata mondiale, ancora un pochino. Ecco, per il cuore, perfetto. È lo striscione, diciamo, ufficiale che introduce questa giornata. Perfetto, abbassiamolo pure e sentiamo intanto Davide che cosa ci racconta come Croce Azzurra, giusto Davide? Sì, esatto, sono perfetto. Davide, Croce Ciao, Azzurra Davide. Di Como. Noi a questa giornata parteciperemo con uno stand, dando la possibilità a tutti quelli che interverranno, dopo una breve introduzione teorica, di provare ad utilizzare il defibrillatore.
quindi non è una macchina impossibile da usare, Ne serve un. stavamo parlando proprio ieri sera anche con gli amici della Croce Rossa che sono venuti a trovarci e si parlava del corso che poi parte, quindi lo fate anche voi come Croce Azzurra, ma lo fanno anche loro della Croce Rossa, quindi lo fate tutte e tutti, che poi è uno strumento fondamentale, dove bisogna saperlo usare e alla fine ti guida, però se ti fai prendere dal panico succede un casino, Ti guida giusto? sia lo strumento Ecco, sia poi esatto. eventualmente anche l'operatore della centrale operativa del Del 112 centro, esatto. 118 che ci aiuta in queste situazioni. Noi Quindi farete questo voi, quindi? faremo esattamente questo, quindi faremo una breve introduzione teorica a tutti quelli che Ok. interverranno, giusto per sapere quantomeno che strumento stanno utilizzando e Perché anche una ce ne sono tanti, simulazione. Davide, in giro anche, no? In vari Adesso punti, sì, anche pubblici, tantissimi ce ne sono luoghi tanti. pubblici, anche Esatto. privati, scuole, Anche, aziende. esatto. Che però sono fondamentali, proprio saperli. No, Esatto. almeno aprire e utilizzarli correttamente, questo è Esatto, solo importante. che purtroppo in situazioni poi magari di stress uno che non ha mai avuto l'opportunità di provarlo può andare in difficoltà. Quindi. Invece farci vedere sul territorio anche a spiegare questi strumenti che possono sembrare complessi ma in realtà sono facilmente gestibili può anche aiutare. Chiaro che lo diciamo ancora una volta, è fondamentale poi saperlo usare perché, come si è detto più volte, ma lo ripetiamo anche stasera, l'intervento in quel caso in tempo zero, senza perdere tempo e qualche minuto è già troppo, bisogna saperlo usare per cercare di salvare le vite quando succedono queste Purtroppo cose. in emergenza il fattore tempo è Esattamente, fondamentale. questo è fondamentale. Beh, quindi anche questo è un modo per fare prevenzione e per spiegare meglio, Davide, qualcosa Sì, di. questa non è proprio tecnicamente Sì, una prevenzione, no, prevenzione intendevo prevenzione sanitaria, prevenzione. sì, certo, no, chiaro. Purtroppo vuol dire quando si arriva a quel momento, purtroppo non è stata sufficiente la prevenzione, però Ok. bisogna saper gestire anche l'emergenza. Quindi, Croce Azzurra ha questo stand. Sentiamo Sabrina, ma intanto facciamo un cambio perché c'è un altro ospite. Ciao Davide, grazie. E adesso salutiamo anche Luca, che è qua, adesso lo scriviamo. Ciao Luca, intanto, che rappresenta la Croce Rossa. Sì, La rappresento Croce la Rossa. Croce Lui, Rossa. Croce Azzurra, Croce Rossa. Sabrina, invece tu? Io rappresento l'area soccorso e il nostro stand si occuperà di fare ECG, cioè ovvero gli elettrocardiogrammi, che verranno refertati dal dottor Bonini, che è l'ex cardiologo, Avvicinati leggermente. Ok, cardiologo, sì, va bene, va bene così. ok, Ok, il salve. primario cardiologo Ecco, dell'ospedale di Eba. l'ECG cui faceva riferimento anche Marco Paiella va comunque. Diamo due indicazioni per come fa. Bisogna prenotarlo Dovrà essere se, prenotato sul per non sito, arrivare all'ultimo e poi ci purtroppo saranno cioè, ci sono circa 40 40 posti posti. e è chiaro che magari ce ne sarà di più di persone che verranno. Sì, sul sito? Dopo l'operazione. Ah, ok, perfetto, ecco, anche questo è importante. Sì, noi come associazione da anni, insieme a un'associazione del territorio di Erba, che promuove 2 giornate di prevenzione del rischio cardiaco, effettuiamo gli anni elettrocardiogrammi e quindi diciamo siamo un po' esperti nel farlo e sono sempre stati refertati da medici e nella percentuale della prevenzione possiamo dire che per fortuna sono stati pochi gli interventi immediati dove la persona, il paziente è stato inviato in pronto soccorso subito. Mentre è un po' più alta la percentuale di persone a cui è stato consigliato un percorso di valutazione più approfondito. Ecco, sì, è molto importante anche questo perché è una giornata per il cuore, quindi uno screening completo di tutto quello che si può fare sarà fatto lì in piazza. Quindi l'Ario Soccorso, in questo caso, Croce Azzurra, Croce Rossa, Luca, ciao, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio a te, ciao a Buongiorno. tutti. Allora, che cosa fate voi? Cosa farete? Allora, avremo uno stand che sarà condiviso, in cui ci sarà la possibilità di misurare quella che è la glicemia Ok. e avremo la possibilità di misurare anche quello che è il colesterolo. Altri fattori a rischio, eh? Altri fattori assolutamente a rischio. Questa giornata è stata proprio studiata, come hanno anticipato gli altri, proprio per cercare di andare a sensibilizzare maggiormente su quelli che sono i fattori di rischio che nella vita quotidiana ormai Esatto. ci possono essere e che purtroppo negli ultimi anni sono sempre in maggior aumento. Quindi cercare proprio di fare una sorta di prevenzione che molte volte sul territorio non c'è, o magari è poco visibile alle persone. Quindi cercare di sensibilizzarle maggiormente da questo punto di vista. Quindi ci sarà questa Ok. possibilità, come ha anticipato,
su alcune cose, tra cui il colesterolo, ci sarà, e ci sarà la necessità di doversi prenotare. Ecco, diamo un riferimento online, magari. Esatto. L'ATI ha predisposto un comunicato stampa che sarà pubblicato sulla provincia, se non è già stato pubblicato, no. Però dovrebbe arrivare a breve. Là sopra troverete quelle che sono le informazioni relative al sito in cui c'è da registrarsi, che è una biglietteria online sul portale Eventbrite. Okay. E poi lì ci sarà la possibilità di registrarsi e accedere ad uno dei possibili. Ok, quindi quando ci sarà la possibilità ve lo faremo sapere anche noi, ve lo pubblicheremo. Ci sarà anche la possibilità di pubblicare i link sui siti delle varie associazioni che cercheranno di rendere il più capillare possibile alla popolazione le informazioni, okay, tramite link o accedendo anche tramite il QR code. Perfetto, ecco, queste sono le indicazioni importanti, perché siccome è previsto e prevedibile che ci sarà anche un numero importante di persone che possano partecipare, quindi per fare questi esami non si può farli a tutti perché ci sarà solo una mattinata a disposizione, quindi questo è importante precisarlo. Va bene, grazie. Quindi allora Croce Rossa, Croce Azzurra, Lario Soccorso, alla fine tutto questo concorre nel quello che si chiama ormai 118 AREU, insomma. Esatto, una cosa veloce, è presente anche lo stand di Coliseum Village che darà la possibilità di provare alcune attività e quindi darà delle indicazioni per la prevenzione anche lui delle malattie cardiovascolari. E poi non dimentichiamo i bambini, perché ci sarà uno stand dedicato a loro dove gli verrà insegnato a chiamare il 112 e gli verrà spiegato cosa devono dire durante la chiamata. Questo è molto importante perché noi puntiamo molto sui bambini in età scolare, perché sono fondamentali per il soccorso. Avevo visto qualche anno fa, forse subito dopo il Covid, se non sbaglio, non so se ce ne hai già tu sicuramente, a Olgiate, una mattina delle lezioni con voi, col 118, con tutte le associazioni, dove proprio ai bambini, fisicamente, erano anche abbastanza piccoli, si faceva vedere quelle che sono le tappe, si faceva vedere anche come fare la rianimazione e come chiamare il servizio di 118 e 112, ovviamente, per dare delle indicazioni e dire che cosa sta succedendo, perché gli eventi a volte, giusto Marco, possono, esatto, succedere, sì, anche, sì, in casa. E ricordo anche il fatto di una bambina che era stata brava a chiamare e a salvare la mamma che era stata colpita da, esatto, da un arresto cardiaco. Quindi questo è molto importante. È molto importante, il primo anello della catena del soccorso è la chiamata, quindi... Che poi i bambini, se non sbaglio, poi sono delle... Sono più bravi degli adulti, imparano subito e sanno no, e poi forse... e capiscono l'importanza anche della cosa. Se riesci col gioco a insegnargli queste cose, sei già a buon punto. Ecco, esatto, a volte magari, esatto, è importantissimo farlo con anche con il gioco, con la leggerezza, esatto, che si può spiegare ai bambini e che però possono davvero essere ricettori fondamentali per questa cosa. Va bene, direi che possiamo finire qui ricordandovi, allora, sabato prossimo, facciamolo rivedere, va, diamoglielo in mano così almeno la facciamo rivedere la bandiera della giornata. Ecco, Sabrina, ok, mostrala, alzala un attimo, perfetto. Giornata mondiale per il cuore, perfetto. Tutti assieme, perché ovviamente questo è molto importante, tutti coloro che concorrono al servizio di urgenza e di emergenza ci saranno in piazza sabato prossimo, lo ricordiamo, il 30 di settembre, l'ultimo giorno del mese di settembre. Allora, Lario Soccorso, Croce Rossa, Croce Azzurra, basta, abbiamo dimenticato? No, nessuno, perfetto. Marco, grazie, noi ci rivediamo però venerdì prossimo, il giorno prima, lì in piazza, così faremo un'ulteriore info ai nostri, esatto, ascoltatori, per venire a trovarvi. Nel frattempo, se in settimana ci saranno i dettagli per le prenotazioni, li facciamo sapere anche sui nostri